Matteo, il tuo secondo anno a Floriana e per la terza volta da quando indossi questa maglia votato come miglior giocatore del mese dai nostri tifosi. Ormai sei uno di noi. No, sì, sono contento di vestire questi colori perché è la società più gloriosa di questo campionato. E no, sono contento perché questo è un premio importante dato dalla gente, dato da voi dal comitato, e che vuol dire che il mio lavoro è stato ben accettato e ho reso contento gran parte dei tifosi del Floriana, dei supporter, e per me questo è importante. Ora viene la parte più importante della stagione, l'obiettivo è l'Europa. Ci sono molte squadre attrezzate, ma forse Floriana gioca il più bel calcio di Malta in questo momento. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Siamo una squadra che si sa capire tra di noi. Noi abbiamo una grande intesa e forse questa è l'arma più forte che abbiamo rispetto alle altre squadre. È normale, anche l'anno scorso abbiamo cercato di arrivare in Europa, anche se magari con qualche... Quest'anno siamo un pochettino forse più forti, però anche l'altro anno eravamo quasi riusciti a centrare il nostro obiettivo. Quest'anno ci proveremo ancora di più e per adesso le credenziali sono giuste, siamo lì e ce la combatteremo. Oltre al campionato siamo arrivati anche ai quarti di finale dell'FA Trophy. I nostri tifosi vogliono questa coppa per la 20ª volta. Questo obiettivo è raggiungibile? Sì, assolutamente. Noi, la Coppa per noi ha una valenza importantissima, anche forse come il campionato, perché ci permetterebbe di arrivare in Europa League direttamente. E oltre a questo è un trofeo molto ambizioso da quello che so in questo campionato. È importantissimo, quindi noi ci metteremo cuore e anima per raggiungere la Coppa, perché vincere un trofeo è sempre una cosa bellissima. Una domanda più a livello personale. Igor Coronado, dopo essersi affermato a Malta, ora sta facendo molto bene in un campionato difficile come la Serie B. Può essere un tuo obiettivo per il futuro? Ma io penso a giocare partita per partita, poi quel che sarà. Non mi prefisso, è normale che io voglio arrivare più in alto possibile. L'altro anno ho fatto un campionato importante, sono stato candidato da Malta Football Association dei calciatori e come uno dei migliori attaccanti. Io penso che quando si va in campo si pensa solo a fare bene la partita che hai davanti, non si pensa a raggiungere un obiettivo del prossimo anno, di quando sarà. Io continuo a fare questo perché amo il calcio, amo questo sport e spero di arrivare più lontano possibile. Anche con i colori del Floriana non sarebbe male, diciamo. Matteo, finalmente un messaggio a tutti i tifosi della Floriana. Venite allo stadio, perché noi quando vi sentiamo, come anche l'ultima partita col Pembroke, abbiamo molta più fiducia in noi e siete un'arma in più rispetto alle altre squadre che non hanno la nostra mole di supporters. È sempre un piacere giocare davanti a tante persone che tifano e ti incoraggiano. Quindi vi ringraziamo per il supporto che ci date, e con questo supporto arriveremo in Europa insieme.